C'è Don Cristiano che ci aiuta. Don Cristiano che ci riabiliterà. Benvenuto. Ciao. Don Franco. Stavo parlando male delle chiese. Stiamo parlando male delle chiese e delle campane, soprattutto delle campane troppo rumorose. Con me sfondate una porta aperta. Ma lo sappiamo. Le campane di Fontanelle sono tra le più... Anzi, lui non è Fontanelle, lui è Zanni. Le campane di Zanni sono tra le più silenziose. Le campane di Fontanelle potrebbero essere quelle delle Fontanelle. Di tutte le Fontanelle. No. Don Cristiano è Zanni. Possiamo interagire. Una bellissima parrocchia. No, si deve. Si deve, capito? Bene? Ok. Bene. Penso che... Come siamo messi? Ci siamo. Come siamo messi? È una registrazione, vero? Non è diretta. No, in realtà la trasmissione è finita, abbiamo già... Abbiamo scherzato. Beh, a me è piaciuto, per dire... devo dire, sì, è facile, guarda. Andata bene. Ma certo. Abbiamo parlato degli argomenti. Anche sintetizzati. Adesso lo faccio, che ci piace la cosa. Cambia la vibrazione, certo. Mi connetto. Ho detto di scrivere un libro sulla slime. Il direttore poi deve spostare lì. Sì. Perché ci devi salutare. Cioè, non si siederà di qua. E lei rimane qui. Lei rimane seduta lì perché poi deve fare la dimostrazione. Deve avvicinarsi lui perché lui si occupa di lettere d'amore, quindi... Abruzzese di... Guarda, greco. Ci sei? E lui, no, c'è un direttore. Dimmi. Sì, guarda, facciamo così. Capisco proprio. Vi lascio fare. Sì, bene. Ci vediamo tutti. Sono un po' di suoni sotto sopra. Suoni sotto sopra? Sì. Che vuol dire? Quando... Che dobbiamo fare? Che possiamo fare? Direttore, un passo avanti un attimo. Ecco, Altro li faccio accomodare? Li faccio già sedere? Sì, così. Allora, ecco, sì, abbiamo una. Sì. Dove? Molto bella. Molto bella. Non la dico però. Dove metto qui? Non vale questa. C'è un interesse però. È di qua, sotto Natale, te l'ho scritto natalizio. Sì. Buonasera, benvenuti a Consigli per gli Acquisti Show, ultima puntata dell'anno. Bene, nell'anteprima avete visto gli ospiti di questa sera, non ci siamo regolati, lo so, ma dovevamo chiudere in bellezza, come si dice, col botto, e sentirete, perché ciascuno di loro vi lascerà, sono certa, un bel pensiero da portare con voi durante queste feste. Ma bando alle ciance, è tempo di iniziare. Dunque, caro Danilo Cinquino in regia, direi che Consigli per gli Acquisti Show può partire. Ed ecco
eccoci qui pronti, che meraviglia, io sono contentissima di poter vivere, sono emozionata, non lo nego, ma cosa volete, l'emozione fa parte di questo lavoro e ce la teniamo anche bella stretta. E allora, dicevo, emozionata perché ho tanti cari ospiti, persone che non vedo l'ora di ascoltare, spero anche voi abbiate questo desiderio. Chi sono questi ospiti? Ve li presento subito, di buona abitudine, parto dalla mia destra e allora vi presento Gianfranco Marsibilio, presidente Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese di Guardia Grele. Oh là là, qui caro Alfredo, secondo me ti sei anche un po' emozionato quando dico Guardia Grele, a lui gli parte il battito cardiaco e poi proseguo e sorrido sapendo già che parleremo d'amore, questo mi riempie perché vi presento Massimo Pamio, poeta, saggista e direttore del Museo della Lettera d'Amore. Beh, come si fa a non parlare d'amore, poi chiudendo l'anno, andando incontro al Natale. A proposito di Natale, potevamo darvi gli auguri di Natale senza aggiungere quelli di Don Cristiano Marcucci. Caro Don Cristiano, hai una grande responsabilità questa sera, te lo dico, perché dovrai avere, come dire, quella parola che ci accompagnerà poi durante le feste, ma ne parliamo dopo. Vado a presentare, è un grande onore avere qui con noi il direttore di Rete 8, Carmine Perantuono. Grazie Paola, grazie. Grazie direttore a te per la disponibilità, perché insomma siamo felici di poter chiudere un po' questo anno nel nome di Rete 8, per cui ci aiuterai un po' anche a ricordare che anno è stato e, perché no, soffermarci anche sugli obiettivi dell'anno che sta per arrivare. Insomma, Rete 8, lo sappiamo, è una rete che sta crescendo tanto, ma questo vuol dire anche tanta responsabilità e dunque di questo andremo a parlare con il direttore. E poi di rosso vestita, e quando si parla di colori lei sa quello che fa e quello che dice, Samia Ilaria Di Donato. La coloratissima serata. Cara Samia dei colori, vedo che non sei venuta sola, ma in compagnia di campane di cristallo. Questo vuol dire che ascolteremo anche dei suoni meravigliosi e ne parleremo nel corso della puntata. Io vado ad iniziare, caro direttore, da te. Ah, sì, non potevamo non chiudere, diciamo, questa stagione, questo anno con la tua presenza. Intanto ricordiamo anche, perché al di là, insomma, della tua funzione di direttore, tu sei anche a capo di una trasmissione che I Fatti e le Opinioni è uno spazio di approfondimento in onda tutti i giovedì alle 22:30, correggimi se sbaglio. Assolutamente. Come il venerdì allora, no, sì, hai detto bene giovedì, sì, perché diciamo quest'anno è stato un po' a metà, perché il palinsesto va ovviamente da settembre a settembre, è stato il giovedì fino a gran parte dell'anno, quest'anno siamo tornati al venerdì in seconda serata, perché la seconda serata ormai è diventata la prima serata della politica. Certo. E quindi ha anche ottimi risultati di ascolto. Devo dire che è stato un anno segnato anche da tanti eventi non piacevoli, certamente, ma anche da momenti di grande interesse per la nostra regione, il dibattito sulla politica, il dibattito sui temi, soprattutto adesso molto nelle ultime puntate ce ne siamo occupati, della fragilità del nostro territorio, ha dato modo di ospitare, anche per soddisfare la mia curiosità prima che quella degli altri, perché un bravo giornalista deve avere la curiosità come spinta e come anima, e ospitare degli interventi molto interessanti, molto autorevoli. Quindi mi piace ricordare non tanto le puntate con gli ospiti più noti, più illustri. Noi abbiamo avuto più volte il presidente della regione, abbiamo avuto più volte, lo stiamo facendo proprio in queste settimane, anche quello che sarà il suo antagonista alle prossime elezioni regionali, ma anche persone che ci hanno parlato di problemi concreti, di problemi che un po' anche ci spaventano quando guardiamo al nostro futuro, come appunto la fragilità del territorio, come insomma
altre situazioni meno note della nostra regione su cui abbiamo acceso i riflettori. Pensa, Paola, che una delle cose che mi ha colpito di più è stato proprio in relazione al problema delle frane, al problema della fragilità del dissesto idrogeologico, scoprire, questo è stato un professore dell'Università d'Annunzio che lo ha detto a me, ma lo ha detto a tutti i nostri telespettatori, che la mappa delle zone a rischio dove c'erano le frane è nota nel nostro Parlamento dagli anni 50, faceva parte di un documento parlamentare. Penso che sta lì dagli anni 50. Dagli anni 50 la situazione è soltanto peggiorata, quindi ecco questo taglio catastrofista che mi piace nel periodo di Natale. Introdurre, perché sì. Poi insomma tutto ciò di cui parleremo sarà sicuramente incoraggiante per i nostri telespettatori. Ci dirà per esempio che la città di Pescara verrà sommersa nel 2100. Bene, continuiamo così. No, ma se volete cambiare canale io un po' vi capisco, poi che altro volevi dire? Dico questo perché questo è stato anche l'anno delle buone notizie, perché nella meravigliosa fascia c'è stata qualcuna? Tantissime, sì. ogni mattina noi la diamo, noi la diamo perché nella meravigliosa fascia che tu hai inaugurato con grandi successi per Rete 8, e qui adesso andiamo a un discorso un po' più, ovviamente anche quello di prima era serio, ma noi la mettiamo in battuta perché cerchiamo di dare invece le buone notizie, e ce ne sono state tante. Ho scoperto insomma nel mio mestiere che occuparmi ogni tanto di buone notizie fa bene a tutti, fa bene anche a chi segue Rete 8, certo, apri la mattinata con un po' d'ossigeno. Devo dire, che anno è stato per Rete 8? È stato un anno insomma di grande espansione, perché poi i dati lo dicono, certo. Abbiamo avuto il risultato straordinario di rimanere e migliorare il risultato nelle prime 50 emittenti, sì, di tutta Italia, che è una graduatoria che non si fa in proporzione al territorio che uno serve. Questo insomma lo condividiamo insieme, questo risultato, insomma, anche questa gioia che anche, ripeto, Paola, merito tuo, di tutto il tuo staff, oltre a quello di tutti i tecnici, perché noi siamo davanti a emittenti che trasmettono in regioni che hanno 10 volte i residenti dell'Abruzzo, quindi siamo davanti a televisioni laziali, davanti a televisioni campane, davanti a televisioni pugliesi. Questo significa, e sono numeri assoluti, cioè non c'è una proporzione, una percentuale rispetto al bacino d'utenza. Noi facciamo più ascolti di emittenti che hanno il triplo delle nostre potenzialità. Questo è dovuto non alla nostra capacità, ma all'affezione del nostro pubblico. E anche agli sforzi di tanti professionisti messi insieme. Certo, no? Certo. È una grande squadra Rete 8. Devo dire soprattutto che la nostra grande forza è il pubblico. È un pubblico che noi amiamo, rispettiamo e al quale proponiamo prodotti nuovi, ma sempre prodotti che un po' sono nella linea della tradizione, soprattutto dell'informazione di Rete 8. Quindi abbiamo arricchito l'inchiesta giornalistica anche con grandi prestigiose firme del quotidiano Il Centro, insomma. Sì. E poi vogliamo dire una cosa molto bella, che insomma nel momento in cui poi crescono gli ascolti, cresce l'affezione del pubblico, ci si sente anche in dovere quasi di osare di più, no? Di offrire, sì, di più. E Rete 8 ha cominciato una serie di scommesse molto intriganti e interessanti. Mi riferisco per esempio a un corto, il corto Lettera sul futuro, che nel 14° anniversario del sisma aquilano ha raccontato degli universitari fuori sede che sono morti quella notte, ed è stato anche premiato al Flaiano. Stiamo vedendo, ecco, delle immagini, e questo corto insomma porta anche la tua firma, quella di Andrea Di Fabio, quindi di Rete 8. Sì, è un corto che ci ha coinvolto in maniera particolare anche dal punto di vista emotivo, perché è arrivata la proposta da parte di una associazione che racchiude i familiari delle vittime del sisma, che avevano registrato già una parte di questo film scritto dal collega Umberto Braccili, e cercavano una contestualizzazione anche su come l'informazione avesse descritto quei giorni, siccome Rete 8 era l'emittente in prima linea nei giorni drammatici dell'aprile 2009, in particolare il mio direttore che non c'è più, Pasquale Pacilio, ma tutta la squadra dei giornalisti, c'è una parte di questo corto ambientata proprio nei nostri studi. Abbiamo girato insieme, praticamente io ho
fatto me stesso in qualche modo, tutta la nostra squadra si è messa a disposizione di questo, ecco vedete appunto queste sono le parti registrate proprio nei nostri studi, di questa ricostruzione, che è una ricostruzione che è particolarmente piaciuta, tant'è vero che ha ricevuto un premio al Festival del Cortometraggio Scrittura Immagine del premio Flaiano, ma soprattutto è un corto che insegna due cose, la prima è che molte di queste morti purtroppo erano evitabili perché purtroppo la selezione non è stata determinata da altri elementi che dalla qualità di come si è costruito in alcune zone della città piuttosto che in altre, quindi soprattutto gli studenti hanno pagato, e questo lo dicono le sentenze, qualità costruttive che sono state evidentemente negligenti, e poi insegna anche che c'è una voglia di futuro da parte di una generazione che è stata frustrata purtroppo nei sogni e nelle ambizioni di questi ragazzi che stavano per diventare dei professionisti da questo evento. Però il finale è positivo di questo. Almeno quello. Ma a proposito di futuro, che cosa, no, verso cosa volge lo sguardo di Rete 8? Io so che ci sono tante scommesse in campo, alcune si possono dire, altre no, non lo so. Allora io resto nel campo degli audiovisivi, perché voglio ricordare anche le produzioni, soprattutto per merito di Antonio D'Ottavio, che ci hanno caratterizzato negli anni, come il docufilm su il premio Campiello Vita, Morte, Miracoli di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino, che noi abbiamo trasformato negli occhi di Liborio riambientandola un po' nella sua Lanciano, premio Flaiano anche questo. State a prendere gusto, questa no, è la verità. Soprattutto no. Antonio, devo dire che peraltro arricchisce il nostro palinsesto con pathos, che è uno sguardo sul mondo del teatro bello, e dello spettacolo di qualità, così come fai tu veramente, perché io sono un tuo telespettatore, mi piace molto che grazie, tu, le persone, anche le persone che tu inviti, perché coincidono molto con il mio sentiment, come sa per esempio Massimo Pamio, di cui sono diventato anche amico. Dicevo, a parte questo, sì, c'è una cosa particolare in cui noi siamo coinvolti, e che questo veramente è un progetto che penso diffonderà il nome di Rete 8, lo porterà in tutte le sale. In tutte le sale d'Italia, perché insomma il regista che ci ha contattato è un nome importantissimo, la produzione è una di quelle produzioni importanti. E non posso spoilerare niente, ci lasci abbiamo degli accordi di riservatezza, però vi tranquillizzo. Allora, presso Rete 8 su tutti gli schermi cinematografici. Non reciteremo, ma sarà il nostro lavoro in qualche modo valorizzato molto in un film che spero abbia grande successo, perché è su un tema che, questo posso dirlo, quello della emigrazione forzata a causa della guerra, che è un tema di grande presa, e che so che chi lo sta seguendo lo farà con grandissima efficacia. Che bello, che bello. Allora ci lasciamo, perché è una grandissima firma del cinema. Mannaggia, mi sa, questa curiosità adesso la dobbiamo tenere e trattenere, poi magari a telecamere spente ce lo dirai? A te sì. Grazie, almeno questo, grazie. Va bene, molto bene, noi andiamo verso il futuro di Rete 8, ma il futuro è adesso, dunque restate lì, consigli per gli acquisti. Grazie di essere ancora lì davanti alla TV, davanti a Rete 8 in questa serata di consigli per gli acquisti show, che è l'ultima dell'anno, non ve l'ho ancora detto, noi ci fermiamo qua, poi riprenderemo il 9 gennaio, però nel mentre vi lasceremo in questa puntata tantissimi ricordi. Intanto io ho esordito, se siete qui dall'inizio con noi, dicendo che ero emozionata, le emozioni si pagano a caro prezzo, e allora io, proprio perché ero emozionata da tutti questi ospiti, ho omesso di presentare il nostro No, però te lo devi fare adesso lo stacchetto, Alfredo, perdona. Alfredo Scogna! L'hai voluto tu, però.
fatto in tutto il mondo. Mi fermo qui, dai. Oh, yeah. Alfred, ma lo sapete che queste cose, adesso, lungi da me giustificarmi che è qualcosa che mi inorridisce solo l'idea, però succede che quelli di famiglia... Così. Infatti la colpa cioè, è mia. Sono talmente la di colpa famiglia è mia perché io ti dico sempre non mi presentare. No, perché sì, sono ma tu ti presenti da solo. In realtà questa è la realtà, ma poi è la musica a presentarti. E grazie per queste note che ci introducono a parlare di tanta bellezza che è racchiusa nella figura di Don Cristiano Marcucci. Vengo da te, caro Don Cristiano. Ecco. Intanto io parto a chiederti come stai e che giorni sono questi per te. Io sono follemente innamorato del Natale, perché un Dio che muore, che si sacrifica per amore, ci può stare, ma un Dio che diventa uomo è veramente una follia. Quindi sono giorni per me magici, perché il Natale veicola una possibilità di energia davvero di luce, e la luce è chiaramente anche un po' scomoda. Sappiamo benissimo che a Natale siamo in qualche modo costretti a svelarci sul dove stiamo e come stiamo, cioè nei giorni ordinari frenetici possiamo tutti un po' scappare da noi stessi e nasconderci, ma a Natale tutti in qualche modo dobbiamo fare i conti con noi stessi e col sistema in cui siamo immersi nel bene. Ci fermiamo molto in un lavoro introspettivo anche a Natale. Diciamo che è una bella possibilità, poi sì, la differenza certo. La facciamo noi come sempre. Certo, ma questo ha rappresentato sempre per te il Natale, anche quando eri solo cristiano? Io non mi sono mai definito prete, perché mio parere non significa nulla, come qualsiasi altra scelta della vita, la differenza la fanno le persone. Io mi definisco un ricercatore e sin da bambino sono stato, e pensavo di essere strano, anormale, fuori schema. Di fatto lo sono, la differenza è che diciamo negli ultimi anni ci sto facendo un po' pace, quindi questa risposta ti dico sì, perché ho avuto i miei genitori e con un'attività importante a Viale Kennedy, dove ho abitato per i primi... Di cosa si occupavano i tuoi genitori? Pasta all'uovo e dolci. Buono, e sei cresciuto bene. Tutti sanno, sono cresciuto benissimo sul piano culinario, perché mia madre cucinava da Dio. Però ci su sta, piano, è detto da te poi, appunto, scusa, ma il suo valore. Però su un piano affettivo, relazionale, quei giorni, i giorni di festa, erano particolarmente redditizi, e quindi di fatto non sono mai stati con me, e io ho sofferto come davvero immagino. Non si può dire, per questa mancanza, e quindi per me i giorni di festa sono sempre tendenzialmente tristi e lo rimarranno sempre, perché porto questa ferita. Sai che ma però proprio questo... grazie a questa ferita esatto. Volevo io ho proprio potuto sperimentare questo. Un'altra dimensione. Perché poi, avendo questa sensibilità, naturalmente nutrita dal dolore che hai provato, perché poi sono come... cioè la solitudine a Natale si amplifica, e questo ti ha portato probabilmente a comprendere le tante solitudini che ci sono oggi, perché viviamo in un'epoca, quella del virtuale, poi fondamentalmente che altro non è che l'epoca della solitudine imperante. Ti direi, io utilizzo un termine, ne scelgo due: mancanza, perché appunto in questi giorni di festa mi sono sempre sentito mancante e non potevo scappare, chiaramente da bambino in un modo inconsapevole, poi da adolescente ribelle, e poi l'altra parola che mi accompagna da sempre per il Natale, che è evidente in questa diciamo festa, è il tema, riprendo anche gli argomenti del direttore, fragilità. La verità è che noi a livello di diciamo individui, microcosmo e macrocosmo, a livello collettivo, siamo fragili. Le due leggi che governano il mondo, che tutti diciamo conoscono ma è difficile entrarci, si chiamano impermanenza, cioè provvisorietà, e trasformazione, cioè cambiamento. Quindi tutto è estremamente fragile, ma ti direi che siamo belli per questo. Il punto non è la fragilità è la caratteristica dell'amore.
un amore vero è sempre fragile, come direbbe Kant. Nell'amore falso si è sicuri e si fa, cioè, diciamo che si mostra la parte di noi più forte, più bella, quella ammaliante. Ma questo forse, è un amore falso. Forse il lavoro più difficile da un cristiano è l'accettazione delle proprie fragilità. È precisamente questo il punto, cioè non è tanto il tema della fragilità quanto la capacità nostra di accettare questa dimensione. In fondo cos'è il Natale? Un Dio fragilissimo, dalla culla alla croce, sono le due dimensioni della nostra tradizione cristiana salvifiche. Se non entro in queste due dimensioni, credo che di umano nella vita personale e poi chiaramente anche quella collettiva ci sia molto poco. Toglimi una curiosità, tu sei un prete ma sei anche un consulente familiare, per cui ha contatto in prima linea sui due piani con le grandi fragilità appunto e con i grandi dolori delle persone, per sia spirituali che no, quotidiane nella vita familiare. In questo periodo, quello del Natale, tu personalmente lo senti di più questo carico, che non deve essere facile portare a casa ogni volta il dolore degli altri e confrontarci, sì, e credo che non ci si abitui mai, per cui neanche te lo chiedo, ma durante il Natale si amplifica in te questo fardello? Io ti risponderei così, sia a livello personale e sia rispetto alle tante persone che incontro, e cioè che la vera sofferenza non è tanto la mancanza in sé, in tutte le sue forme, quanto il non amore. Cioè quello che ho imparato, diciamo a mie spese, perché si impara sempre con una buona porzione di sofferenza, che la morte in tutte le sue forme è quando io non mi amo e non mi apro l'amore, che a volte si manifesta anche in una, appunto, mancanza. Cosa intendi tu per amore? Per amore intendo la capacità di lasciare entrare tutto il bene che arriva, sempre, potremmo dire metaforicamente, biblicamente, la luce, perché la luce esiste, perché tutto è amore, ma provare ad abbattere le mille corazze, le mille barriere, i mille blocchi che mi separano dall'amore. Detta in termini un po' più semplici, ho imparato che anche una morte fisica può essere un grande amore, se vissuta in una comunione. Viceversa, siamo comunque in una dimensione già, come dire, elevata, no? Rispetto a quello che può essere, vero, un cammino terreno. E ti direi che sono d'accordo. Il punto è che se rimango solo su un piano orizzontale, facilmente gli eventi della vita mi travolgono, e la sfida è provare un po' ad elevarsi per far sì che io possa in qualche modo aprirmi, diciamo, ad una forma invisibile, spirituale, ad un amore superiore. L'invito è spingere un po' sull'acceleratore anche, no? Nel nostro percorso, a non accontentarci, di non volare probabilmente. L'invito è non accontentarci, è proprio seguire i desideri profondi che abitano nel nostro cuore. Don Cristiano, ogni Natale è però fatto anche di buone intenzioni. Quali sono quelle che quest'anno ti sono più a cuore? Allora, diciamo che io svolgo il mio servizio in un quartiere di periferia della nostra, sì, città di Pescara, quindi sono a contatto costantemente con queste dimensioni, almeno ci provo. L'intento negli ultimi anni, più che spostato fuori, lo rivolgo dentro, e quindi il mio intento, col mio linguaggio, se poi poi provo a spiegarlo con un linguaggio più accessibile, è seguire la mia anima, cioè non adattarmi agli sguardi degli altri. E negli ultimi anni mi sto davvero interrogando su quello che sono, quello che voglio, e quindi provo ad aprirmi a quello che la mia anima vuole, cioè, detta in termini un po' più semplici, non seguo i desideri degli altri,
possono essere adulazioni, applausi o svalutazioni e giudizi negativi, quanto una dimensione vera interiore, perché in fondo il Natale ti chiede di incarnarti profondamente in quello che sei. Questo è molto bello e profondo quello che dici. Quando ci si interroga, a volte è più importante la domanda che la risposta. Ma in ogni caso il tuo percorso, perché ricordo anche in altre chiacchierate questo tuo desiderio di scoprirti, di non accontentarti, e sei una bellissima, un bellissimo esempio, no, di quello che professi. Qualche risposta l'hai ottenuta? Cioè, lo conosci un po' meglio di un cristiano adesso che, insomma, da qualche tempo sei in cammino verso te stesso? Beh, sicuramente è vero che l'uomo invecchia, ma non è detto che maturi, quindi non è scontato. Però ti direi che sto provando a non scappare da me e sto provando sempre più a farmi domande profonde e aprendomi a quello che non conosco, perché le vere risposte non stanno davanti ma stanno dietro. E per dire in termini un po' più semplici, fino a quando rivolgo lo sguardo su un piano prevedibile, programmabile, mentale, i miei programmi sono sempre davanti. Quando ho la capacità di aprirmi ad altro, inizio a guardare da altri punti di vista. Di solito nella vita questi altri punti di vista arrivano dagli altri, dalle persone e dalle situazioni fuori schema, dalle cadute, dai limiti, e quindi lì è il vero passaggio. Appunto il Natale, pensiamo alla figura di Maria, fantastica, in fondo credere ad una voce dall'alto che mi invita a fare qualcosa. Se rileggiamo su un piano umano la storia di Maria, è pura follia, fino alla croce, alla morte di un figlio. Sai che a volte penso che proprio questa follia a volte rende proprio difficile credere. Tu sai che ogni tanto mi piace fare l'avvocato del diavolo. È precisamente questo, grazie che lo sottolini, perché il credere non è mentale. Se credere vuol dire comprendere a livello razionale, io non sono su un piano spirituale, perché il piano spirituale supera infinitamente la dimensione razionale. E quindi il credere, secondo la logica nostra, pensate alle tradizioni religiose, nel linguaggio diciamo comune, credere vuol dire aderire a una serie di dottrine, di dogmi, di verità rivelate. Non è sbagliato, ma è un livello. La fede pensa all'amore. E mai l'amore dipende dalle opere. La salvezza, nella nostra tradizione cristiana, concetto bellissimo, tanto caro anche a Lutero, non viene dalle opere. Cioè io non posso mai aderire pienamente a te semplicemente su un piano pratico, funzionale, concreto, ma devo scegliere di andare nella dimensione della fede. E la fede vuol dire che supero il mio io, la parte più complessa, e mi lascio amare buttandomi, non sapendo bene quello che accade. In fondo questo è l'amore, è la come fiducia. Morire, uscire dalle mie sicurezze. Un grande senso di fiducia. Allora, io riconosco che quando inizio a parlare con Don Cristiano, ormai credo che sia la terza, quarta, quinta volta, non lo so, anche ho perso quinta. Il conto, finisce sempre che si scava, si va in profondità, si finisce per avere forse un linguaggio altro che intrattenimento, proprio veramente altrove. Però è qualcosa di inevitabile, perché Don Cristiano ha questa grande capacità di trascinarti, no? Dentro, in profondità. Sprofondato. Sprofondo, sì, si sprofonda con Don Cristiano nel senso più puro e, come dire, bello e piacevole della parola. Beh, però, qui abbiamo una maestra di... Con Samia tra poco, mi raccomando, abbiate, come dire... la pazienza di attendere il momento in cui incontreremo Samia dei Colori per parlare di questi suoni meravigliosi, che ci aiuterà anche a rilassarci un po', perché insomma questi argomenti sono bellissimi, ma ci tendono un po', ci fanno sentire un po' anche in difetto. Il Natale funziona anche così, ma forse questo è il modo per spronarsi ad andare oltre. Però veniamo un po' anche agli eventi natalizi. Che cosa ci aspettiamo da questo Natale? Tu che Natale trascorrerai, Don Cristiano? Allora, io... diciamo che lavoro tendenzialmente sotto Natale, non lavoro mai, ma direi la domenica è come noi sotto elezioni, diciamo. Esatto. E, a parte la battuta, che però insomma svela sempre delle verità importanti, ti direi che per me il Natale è la festa dell'umanità. Quindi, per esempio, a Natale propongo sempre nelle mie celebrazioni qualche dimensione esperienziale.
E quale sarà quest'anno? In questo caso concentro la mia attenzione per il Natale 2023 sul tema della parola, perché nel libro della Genesi, non voglio complicarvi la vita, come nel Vangelo di Giovanni, l'incipit in principio è il Logos, che Logos vuol dire sia energia dal greco, ma anche parola, quindi potremmo dire l'energia della parola. Sì. E quindi una delle grandi verità della nostra vita è che in principio, ovviamente non cronologico, ma teologico, spirituale, c'è la parola di qualcun altro. Per esempio il mio nome, il nome di ognuno di noi. Per esempio l'intento dei genitori per cui mi hanno messo al mondo. Cioè noi, prima di essere parlanti, cioè di produrre parole, siamo stati parlati, abbiamo ricevuto delle adesso, parole. Adesso ti sto perdendo. Hai ragione. Ti sto perdendo. Però diciamo che... ho avuto un attimo, ho detto, oddio, non lo seguo più, aiuto. Mia responsabilità senz'altro, però... Hai ragione. No, è che vorrei continuare a porti domande in questa direzione, ma è doveroso che io vada in altre direzioni, caro Don Cristiano. E io ti seguo. Però, no, vieni con me necessariamente, dimmi soltanto, ci sarà la messa naturalmente il 24, assolutamente, poi il 25... Io celebro una messa solo con i bambini. Dai, sì, veramente. Sì, fantastica, da sempre. Sì. Con i bambini, diciamo, sotto i 10 anni e sopra gli 80. Vabbè. E poi bellissimo. La messa alle 18 e poi la messa di mezzanotte, quella classica, e le messe di Natale. È sempre, diciamo, un clima tenero, lo definirei tenero, perché la tenerezza è il linguaggio dell'anima. Che meraviglia, Alfredo, voglio vedere adesso come te la cavi dopo questo popò di discorsi in musica con Don Cristiano. Tu vuoi cambiare direzione attraverso me, ma io ti porto nella direzione di Don Cristiano. Ma io ti adoro per questo e anche per altro. No, ma sai perché? Perché sì. Lui mi ha accolto nella sua parrocchia in un momento di grande fragilità. Ma io non lo sapevo questo. Senza parole. Senza parole, mi ha fatto cantare senza fiato praticamente. Hai capito? Per la storia che sappiamo un po' tutti, quindi non voglio ribadirla. Quindi ecco, la fragilità ci... E adesso vederti qui, insomma, per me è un'emozione grandissima, perché ho capito che quest'anno per me è Natale. E allora dedica a lui ciò a che tutti ami cantare. Sono canzoni liturgiche, però rivisitate, un medley. Non lo sapeva che c'eri tu, quindi vedi magnifico. Tu che... Possiamo cantarle insieme, io le ho scelte perché così le cantiamo insieme. Vabbè. Che bello. Tu neve scende ancora lenta per dare gioia ai nostri cuori. È Natale, spunta la pace, santa è l'amore che sa conquistare. Tu dici mercate neve, il cielo devi ringraziare. Alza gli occhi, guarda lassù, è Natale, non si soffre più. Grazie. Tu scendi dalle stelle, ore del cielo, e vieni in una grotta, freddo al gelo, e vieni in una grotta, freddo e gelo. Qui ti dirò che da piccolo pensavo che Alfredo ero io, Alfredo. Alfredo. E ogni volta che... Alfredo e al gelo. Sì, sì. Mamma che infanzia. E per che concludere hai avuto. Che siamo questa, insomma, tu mi capirai. Astro del cielo, pago di Dio. Questa è una preghiera. Mite agnello redentore, tu che i batti da lungi sognare, tu che angeli che voce annunziare, luce dona le menti, pace in fondo nel cuore.
proposito di luce. Alfredo Scogna, grazie. Sei sentito a casa, Don Cristiano? Assolutamente. Hai visto che bella atmosfera? Ma adesso restate lì, torniamo tra un cicinino. Consigli per gli acquisti. Ma che meraviglia, sapeste cosa succede a telecamere spente qui a Consigli per gli Acquisti Show? Mentre voi eravate lì comodamente seduti, noi qui ci arrabattavamo tra catastrofi a sinistra e spiritualità a destra. Veramente, chi più ne ha più ne metta. Samia sorride e ride, ma cara Samia, insomma, tu sai benissimo cosa ti attende tra poco. Però, insomma, sono molto contenta di aver intessuto questa sera questi argomenti così profondi, perché con Don Cristiano si gioca facile, no? Don Cristiano, stare in superficie è uno spreco che non finisce più, eh? Però devo dire che anche con il nostro direttore siamo riusciti a toccare, anche se pur soltanto in superficie, degli argomenti, devo dire, molto interessanti che fanno ecco, parte però, del... sul tono catastrofico c'è Massimo che può essere sì, di può grande... recuperare anche grande, lui sì, l'argomento, sì, sì. Va bene, ci arriviamo chiedigli, tra poco. Chiedigli che fine farà la cultura in Italia tra qualche mese, tra qualche settimana. Massimo, che fine farà la cultura in Italia tra qualche settimana? No, parliamo di cose belle, siamo un periodo magico, siamo pieni di amore. Parlare di catastrofi, insomma, è fin troppo facile. Non ha raccolto l'invito, direttore. La cultura in Italia è finita. Vabbè. Io sono stato a Milano, a Roma, non c'è più. Adesso c'è la deculturalizzazione. Ok, grazie, Carlo, per aver lanciato l'argomento. No, ma il fenomeno che stiamo attraversando. Sì, molto bene. La globalizzazione ci ha distrutti. Si continua con l'ottimismo che ci contraddistingue. E io però a questo punto vorrei dire una cosa, perché non so quanto la cosa vi possa interessare, ma a me serve per introdurre il prossimo argomento. Vengo da un weekend meraviglioso trascorso a Guardia Grele, dove ho lasciato non solo il cuore, perché devo dire che i guardiesi sono veramente di un'accoglienza incredibile, ma ho lasciato gli occhi, perché ho avuto la felice idea di andare a visitare la mostra Artigianato Artistico Abruzzese. Vi consiglio, tra le righe, davvero di andare, ed è per questo che a gran voce abbiamo voluto qui a Consigli per gli Acquisti Show quest'oggi, questa sera, Gianfranco Marsibilio. Grazie. Grazie di essere qui, presidente in Mostra Artigianato Artistico Abruzzese di Guardia Grele, che ci ha fatto un po' da cicerone all'interno di questa mostra. Poi parliamo anche dei mercatini, perché ovviamente è Natale a Guardia Grele e sapeste quanto lo è per le strade questi canti meravigliosi. Che dire, veramente incantevole. Partiamo però da qualche cenno storico di questa mostra? Sicuramente, parlare di artigianato è parlare di cultura. Purtroppo anche nell'artigianato, anche nell'artigianato purtroppo questa cultura va a morire, va a scomparire. Il nostro è un ente, io ringrazio naturalmente te Paola, il direttore Rete 8, per questa opportunità che ci avete dato a nome degli artigiani abruzzesi. Il nostro è un ente che nasce nel 1970 e ininterrottamente sono 53 anni che facciamo la mostra dell'artigianato artistico abruzzese. Il nostro ente è nato come momento del comprensorio della Maiella. Pian piano l'ente si è affermato a livello regionale. Ringrazio anche l'ex presidente Giovanni Pace, che ha avuto una felice intuizione, quella cioè di acquistare il convento delle suore francescane per far diventare la sede dell'eccellenza dell'artigianato abruzzese. Nel mentre si è sviluppato, oggi noi siamo un ente. La mostra dell'estate, del mese di agosto, è una mostra che ha una valenza nazionale e abbiamo anche i presupposti per ottenere riconoscimento a livello internazionale. Quindi tante buone motivazioni, tanti artigiani. Dicevo che purtroppo anche l'artigianato, parliamo di artigianato ecco, in questi momenti o quando si fanno le tavole rotonde, però dopo alla fine si fa poco e niente,
per non perdere i mestieri artigianali. Quindi allora la richiesta che a nome degli artigiani faccio è quella di investire sull'artigianato in genere, perché investire sull'artigianato fa anche dà la possibilità alle nuove generazioni di rimanere in Abruzzo. Purtroppo c'è un esodo continuo, i nostri figli sono costretti, perché il lavoro non c'è, a lasciare l'Abruzzo e recarsi in altri posti, se le cose vanno bene in Italia ma anche all'estero. Quindi la politica in genere deve investire, fare in modo che le botteghe artigianali continuino a vivere. Però caro Gianfranco, visitando questa mostra non si ha la sensazione che l'artigianato sia al capolinea, ma si ha invece la sensazione proprio di un'arte ridente, di un'arte veramente esplosiva, perché avete visto adesso qualche immagine che Gianfranco ci ha fornito, che veramente propone delle opere d'arte. Cioè, qui non stiamo parlando del classico artigianato così come lo si può intendere anticamente, no? Ma di un artigianato sempre più spinto verso l'opera d'arte, Gianfranco. Certo, Don Cristiano parlava di amore. L'artigiano è uno che fa le cose con le mani, che fa le cose con il cuore, ma nei manufatti che realizza ci mette tanto amore. E quindi il frutto, le opere d'arte che vengono realizzate, sono frutto di questa passione, di questa determinazione che gli artigiani mettono nel realizzare i propri manufatti. Quindi è un momento bello a Natale visitare un museo per riempirsi il cuore un po' di ottimismo, perché certo, non possiamo sempre stare a pensare alle catastrofi, alle guerre, alle morti, a quello che succede insomma nel mondo, ma pensiamo a qualcosa di bello che ci dà la gioia e la serenità di vivere questo Natale. E poi vogliamo dirlo che c'è in mostra anche, ci sono in mostra dei presepi bellissimo. Ci sono anche dei presepi che sono stati realizzati da un artista abruzzese che non ha nulla da invidiare ai presepi napoletani, sono bellissimo, delle vere e proprie opere però, d'arte. Però scusa Paola, la situazione sì, dell'artigianato artistico è catastrofica in Abruzzo. Eccolo qua, niente. Perché niente, ormai ha preso questa bisogna lavorare sul salto. Ma che c'hai Carmine stasera? Che ti è successo? Ho deciso di prendere questo mood. Grazie per di aver fatto proprio per stasera. Sei un amico. Per poi buttarla in positivo. Per chiedergli, ma tutti dicono ma non c'è il salto generazionale, i giovani non si avvicinano, cioè queste opere d'arte sono meravigliose, bellissimo, ma vogliamo dire che ci sono tanti ragazzi? C'è una vogliamo nuova dire, generazione. Noi quest'anno, lo vorrebbe dire. Noi quest'anno siamo riusciti ad avere dalla Regione Abruzzo la reistituzione sì, della bottega scuola. Ecco. 300.000 euro che saranno destinati ai ragazzi e ai giovani che si avvicineranno a questi mestieri artigianali. Ci sono tante altre cose che continuiamo a chiedere a gran voce, tipo ad esempio il marchio di qualità dei prodotti artigianali. Noi purtroppo in Abruzzo capita di acquistare delle presentose, il gioiello tipico abruzzese, che però non è abruzzese ma viene fatto a Valenza, viene fatto a Vicenza. Quindi il marchio di qualità sicuramente è una cosa che andrebbe a qualificare il settore artigianale, non solo dell'oreficeria ma di tutti quanti gli altri settori. Oppure riconoscere l'artigianato artistico come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Abbiamo visto quello che è accaduto con la città di Matera, dove il riconoscimento dell'UNESCO ha portato un'esplosione di visitatori che si vanno e andiamo, siamo stati anche noi a fare una mostra a Matera. Quindi sono delle scelte che devono essere fatte per dare anche un po' di ottimismo, un po' di speranza. Io agli artigiani abruzzesi dico, loro ci credono in quello che fanno, devono avere dei sogni, perché sognare significa vivere meglio il presente. Bravo, che bello, bello veramente. Tra l'altro io vi invito ad andare a Guardia Grele in questo periodo, perché c'è anche un mercatino dell'artigianato che è veramente molto bello. Quanti espositori ci sono, Gianfranco? Abbiamo 60 espositori in questo momento, sono prodotti artigianali, quindi anche questo è un invito a visitare non solo il mercatino a Guardia Grele ma le botteghe degli artigiani. Perché oggi abbiamo purtroppo l'abitudine di comprare da casa, di mettersi davanti al computer e ordinare i nostri prodotti, le cose di cui abbiamo bisogno. Ma questo fa venir meno la vendita alle botteghe degli artigiani, ma al tempo
tempo stesso ci priva anche di quella socializzazione, dell'incontro con gli artigiani, che è un momento di crescita, sì, anche lo scambio, vedere l'artigiano che lavora, che realizza il manufatto di oreficeria, di ceramica o di altri settori artigianali, credo che è un'esperienza che ci arricchisce sotto tutti i punti di vista. Ma poi posso dire una cosa, Gianfranco, la bellezza dell'opera artigianale è che ogni pezzo è diverso dall'altro, quindi è acquistare un unicum, l'unico, non ce ne possono essere due uguali, e questo credo che sia il più grande fascino di un'opera d'artigianato. E quindi io vi invito davvero a puntare sugli artigiani abruzzesi, ma direi anche non solo, perché l'artigianato è tutto bello. Non mi guardare così, volevo dirlo, perché ci seguono anche dal Molise, sappilo, caro Gianfranco. No, ma scherzi a parte, avete pensato anche al regalo sospeso, cos'è? Regalo sospeso nell'ottica dell'amore verso i bambini che vivono in situazioni di difficoltà. Ci sono purtroppo tanti bambini che vivranno un Natale di sofferenza, e quindi abbiamo lanciato un'iniziativa con le parrocchie, con l'Avis, i Lions ed altre associazioni guardiesi. C'è la possibilità di acquistare dei giochi e manderemo nelle case di questi bambini sfortunati che vivono un momento di difficoltà, manderemo la Befana a consegnare questi doni. Credo che sia un nostro dovere, soprattutto un momento per far stare bene noi che facciamo queste cose. Quindi è un momento importante, approfitto anche per chiedere la partecipazione a questa iniziativa. Che meraviglia, accogliete questo invito, diamo un senso al Natale, poi ciascuno di voi certamente saprà come fare. Però io so che Gianfranco tra poco ci lascerai per impegni personali, prima però insomma io ti vorrei invitare insieme a tutti noi ad ascoltare il suono di queste campane. Sei curioso? Sei curioso? Allora andiamo da Samia? Andiamo da Samia, perché qui ha portato che cosa, Samia? Dillo, anzi... Intanto io, visto che noi ci siamo lasciati con l'appuntamento del 3 dicembre, insomma abbiamo invitato tutti i nostri telespettatori a prendervi parte a Lanciano. Brevemente, com'è andata? Abbiamo circa 590 presenze, che per il territorio di Lanciano è immenso, provenienti da 17 paesi, perché abbiamo avuto la delegazione coreana, quella spagnola. Abbiamo messo insieme l'evento che si chiama Percorsi dell'Anima, per andare a vedere effettivamente come stanno le nostre fragilità. Abbiamo portato in Abruzzo non solo dei grandissimi docenti universitari, ma anche Rosanna Beccarelli, quindi lei era direttore sanitario dell'ospedale oncologico di Torino, il più grande ospedale oncologico italiano, e abbiamo messo insieme la malattia, la sofferenza e il femminile sacro, perché come donna vi dico che le sofferenze sono state tante, no? Sono stata portavoce di tutti i progetti che in questo momento abbiamo lanciato, soprattutto per aiutare le donne contro la violenza domestica, e ne abbiamo parlato tanto, ma soprattutto l'evento si è coronato in un momento che poche persone conoscono, che è la celebrazione. Perché senza la celebrazione i progetti non possono ripartire. Io invitavo il direttore prima a inserire, no, nelle campane i prossimi sogni. Ah no, pensavo... No, vedi, vedi, è una questione... Vedi, hai messo i sogni nelle campane, infatti, di qui questa positività che stasera adesso si spiega. I tuoi sogni ti portano in quella direzione, mi dispiace. Tantissimo, però... Entriamo adesso in questo spettacolo. A livello visivo è tutto bellissimo, i colori sono veramente un'esplosione. Insomma, sì, tu sei la regina dei colori, per cui Samia, questo non mi stupisce, ma stupisceci. Che cos'è? Che cosa sono le campane di cristallo? Sono degli strumenti, è un altro degli strumenti. Come sai, ogni libro che ho scritto, ormai sono 37 tradotti in 6 lingue, è stata una ricerca per aiutarmi a stare meglio, no? Per ricercare l'amore, sì, per ricercare un modo per capire dove stavo andando, o il progetto divino, no? Dove vuole andare la nostra anima. Ognuna delle campane non è solo collegata ad un libro, ma è anche collegata ad un colore e ad un archetipo. Sono collegati, visto che c'è Don Cristiano, anche alle donne della Bibbia, perché
Le abbiamo parlato l'altra volta, le 33 donne che ho analizzato nel mondo della Bibbia e i tre patriarchi sono in queste sette campane. Praticamente di cosa stiamo parlando? Così per scendere un attimo. Psicoacustica e colori, è campo vibrazionale del colore, perché dobbiamo imparare... Quindi suono e colore che si incontrano per farla semplice. Non so, ancora di più. Di più. L'energia dell'amore che entra in contatto con l'anima. Che puntata difficile, Don Cristian, mi dispiace, non me ne vogliate, però anzi, restando con noi è una dimostrazione d'amore infinita. Ce leviamo, caro Don Cristiano, lo facciamo volentieri. Quindi ci darai anche tra poco anche una dimostrazione pratica. Però entriamo prima nel vivo. Stiamo parlando di cristallo. Che tipo di cristallo ci vuole per realizzare queste campane? Allora, innanzitutto queste sono particolari perché vedi che il cristallo è all'esterno mentre all'interno c'è una colata cromatica. Sono cristalli che a seconda delle dimensioni vibrano a frequenze diverse. Ogni frequenza tocca un nostro organo interno e lo va a coccolare. Non si può dire cura in Italia, anche se in Svizzera ci sono 4 anni di studio dietro questo mondo. Come sono terapeutiche queste In Italia non si può dire, però assolutamente sì. Nel senso che non lo diciamo, la si musica può dire? No? Lo con sono, il maestro. Lo sono, beh certo. Quando alleviano, no, già lo spirito, insomma, vabbè. Diciamo che tutta la musica in realtà quando annuisci, vibra... Alfredo? Sta dicendo una cosa che ti riguarda, puoi annuire. Sì, non volevo complicare la situazione. No, annuendo. Guarda, più allora, complicato di così avevo la fine dell'anno proprio. Ho due catastrofisti, mi hai messo come... Due tipi di vibrazioni, quindi volevo spiegare anche le mie vibrazioni, insomma. Ci faremo una puntata apposta, magari. Direi, sì. Un'ora e mezza con Don Cristiano, un'ora e mezza con te, andiamo avanti. Nuovi speciali qui su Rete 8. E quindi torniamo a queste vibrazioni che hanno lo scopo, allora tu dici cura non si può nominare, no, e quindi che cosa diciamo per far capire che cosa possono produrre queste campane oltre a un suono gradevole? Di solito non solo fanno sognare ma danno la capacità in ognuno di questi colori di lasciare andare un pezzo di dolore che abbiamo, nel rosso si mettono proprio le cose più difficili, il passato, gli antenati, gli ex. Vabbè, non basta. Non basta, ci vuole simbolicamente, una... no? Simbolicamente. Nell'arancio invece mettiamo il destino, il karma, quella parte un po', no? Più lontana, le vite passate, fino ad arrivare. Carmine, ecco. Tu hai avuto una vita passata? Sì. Ti risulta? Catastrofista. Sì, deve solo venire fuori. Deve venire fuori. È passata ormai. Ci siamo reincarnati da sessantina d'anni. Chissà cos'eravamo prima, chissà cos'eravamo, Carmine. Meglio non chiederselo. Però può uscire da qui. Sai che io penso che se ho avuto un'altra vita ero in Francia, non lo so perché, mi vedo nella periferia parigina. Bello pensarci. E gialla cosa c'è? Nel giallo ci sono le credenze, le convinzioni e lì dentro in particolare ci sono le persone che lavorano troppo, che continuano a essere stacanoviste, workaholic, i colori. Il pubblico si sta cominciando a immedesimare. Sì, credo di sì, a questo punto credo sulla di sì. Gialla, sulla gialla c'è tanta gente, c'è una folla. Che tra l'altro è collegata nella Bibbia a Ruth, quindi alla spigolatrice dei campi, no? Immaginate di essere nell'epoca proprio del libro di Ruth, bisognava andare a raccogliere le spighe per poter mangiare, quindi è proprio chi lavora. Molto bene, nel verde che ci mettiamo? Nel verde le ferite del cuore, quando l'amore ci fa soffrire e c'è anche, no dai, vedi le catastrofi, qua sono catastrofista io, sì, quasi sei. No, ci sono però anche le ferite del bambino interiore. Quando il nostro bambino, la nostra bambina anteriore viene ferito per qualche motivo, ingiustizia, tradimento, rifiuto, è lì che si depositano. Ok, andiamo avanti. Nel blu c'è il silenzio, infatti è una delle campane più potenti, non sempre decide di suonare perché ora lo vedrete, si armonizzeranno con noi. Quindi a volte non suona o non è proprio armonico. Un archivo. Sì. Il silenzio. È il silenzio dentro di noi. Dobbiamo imparare a guardare questa vibrazione del blu
che ci attanaglia, è un po' come questo periodo dell'anno, ci stiamo avvicinando al solstizio dove il giorno è, diciamo, in piccolissima parte, dove la luce è sempre meno, il sole invictus, e lì dobbiamo un po' sconfiggere, portare luce e andare contro le tenebre, anche contro i nostri demoni, no? Oh mio Dio, è sul viola? No, abbiamo due. Nell'indaco ci sono i sogni. Stavi pensando di comprarle tutte. L'indaco, l'indaco. Stavi pensando di comprarle tutte. Ma guarda, io proprio mi sento a mio agio in ognuna di queste finora. Spero che sulle ultime due possa farne a meno, ma non lo so. Cosa c'è nell'indaco? Ci sono, ho chiesto al direttore di inserire i nuovi sogni. Nell'indaco c'è la visione. Sono migliori di quelli passati. Assolutamente sì. Meno male, mi fa piacere. Ci sono le speranze. Però è piccolo, i nuovi sogni me lo metti in quello piccolo. Vedrai come vibra, è una di quelle che si sente di più. Beh, crei aspettativa. E nel viola c'è la fede. C'è. Caro Don Cristiano, questa te la lascio. Ti manca. Il credere non è da tutti, poter credere quando, diciamo, la vita ti mette a dura prova. Quanto è difficile. Questa vogliamo sentirle vibrare? Assolutamente sì. Allora abbassiamo la base, anzi togliamola proprio, Danilo. Allora, il viola è connesso al rosso della forza e al blu del silenzio. Diventa fede quando c'è un'unione bilanciata. Il viola, e lo sentirete, è la nota più alta. Ma ovviamente se non siamo ben radicati a terra non ci aiuta, perché ci porta nelle credenze, ci porta nel salire nelle illusioni. C'è una figura biblica femminile assegnata. Ce ne sono diverse nel viola. Siamo soprattutto nella parte ovviamente di Maria, come la fede più grande nell'annunciazione. Siamo anche dentro Rebecca e Giuditta per quello che hanno un po' vissuto. E poi c'è una connessione che è proprio, loro due si ricollegano, perché il rosso si collega allo Spirito Santo e alla Maddalena, e qui c'è anche la parte cristica. Quindi sono, in realtà dovete immaginarle come se fossero in cerchio, come se questo cerchio non smettesse mai di girare. Ecco perché il movimento può essere, diciamo, vibratorio verso la rotazione della Terra, quindi orario o antiorario. E ogni volta che noi li facciamo vibrare, lo sentirete, aiutano una parte della nostra anima. Aiuta a chiudere gli occhi? Aiuta, se lo si desidera. Però vedrai che comunque qualche sensazione curiosa la provocano. Per chi è più sensibile, ad esempio il giallo arriva direttamente sulla milza, sul pancreas, il rosso muove la parte circolatoria, quindi non è solo psicoacustica, ma lo sentirete, vengono chiamati proprio i campi vibrazionali dell'essere umano. Ti ascoltiamo. Mi dovete perdonare un attimo, usa farlo scalze. È la campana che più fa capricci, perché ci riporta nelle ferite del cuore. Thank you.
Grazie. Grazie, Samia dei colori, che meraviglia. Un momento di preghiera, Don Cristiano. Direi di mistica. Samia? Posso... Sì. Sarebbe da abitare il silenzio per qualche minuto. Certo, però purtroppo non me lo posso concedere. Ne ho avuto anch'io il desiderio, ma... Il discorso della cultura, sì. Quindi anche dell'arte, artigianato, sì. E della spiritualità, e che credo siano in profonda trasformazione con la nuova, la definirei coscienza, sì. E quindi forse le categorie precedenti funzionano sempre meno. Sono d'accordo. Diciamoci la verità, la Chiesa ormai è morta, no? O comunque in un buon coma de passé, settimo stato irreversibile. L'artigianato, no, fa una grande fatica, la cultura penso sia il problema, almeno della nostra Italia, ma sì, in generale. Sì. Il problema è beh, di questa trasmissione siamo però lanciando tutte le premesse. Però non si può non essere d'accordo. Ho imparato sì. Che dalla morte di qualcosa, cioè sì. Se non muore sì. Qualcosa non può rinascere un nuovo. Sono d'accordissimo. E quindi siamo tutti chiamati... Una nuova dimensione. Nel nostro piccolo sì. A trovare nuove categorie, una nuova dimensione. Sono d'accordo. E l'esperienza che abbiamo appena fatto, ringrazio Samia, è una possibilità per accedere con un linguaggio molto più comprensibile alla mente moderna su quali siano i nostri registri interiori, perché in fondo le categorie che lei ha provato a spiegare sono assolutamente accessibili. Occorre qualcuno che ha una competenza, ma non solo tecnica, che si coglie, ha davvero un registro interiore, parlo del mio caso, e nel caso della spiritualità dove sono competente, che poi può veicolare con nuove categorie in una forma mentis assolutamente diversa, cioè l'uomo moderno, e questo è uno dei certo. Problemoni della Chiesa, certo, ma credo sia certo. Lo stesso valga nella cultura, anche nell'artigianato. Perché fondamentalmente lo scopo di tutte queste dimensioni, se vogliamo definirle così, ora mi sfugge la parola sì. Più adatta, è lo stesso. Bravissima. È quell'introspezione che bravissima. Porta all'altrove dove dovremmo mirare tutti. Per cui questo è semplicemente un altro viatico che sì. Si sposa benissimo con tutti gli altri. Per cui via le categorie, sono d'accordo con grazie. Te, quello è il futuro grazie. Della spiritualità e probabilmente già il presente, ce ne dobbiamo solo accorgere. Ma non so se vi siete accorti, si è ricreata l'armonia. Grazie alle campane. Sì. Adesso stiamo vibrando è vero. Tutti alla stessa è vero, frequenza. Ma la sento io la vibrazione dentro. Quindi io vi voglio invitare tutti voi qui presenti questa sera, dobbiamo fare un'altra di queste trasmissioni sì. Al Museo della Lettera d'Amore. Preso. L'hai detto, eh? L'ho detto, l'hai detto? Vi ho invitato, vi invito, anzi vi prego. Io Samia l'invito della mia bottega, la chiamo bottega. Oh, quanti inviti per Samia, intanto ce l'abbiamo solo noi, caro Don Cristiano. Durante il mio telegiornale. Posso... Certo. Ci vorrebbe. Ma campane per tutti, perché chi offre? Tra una catastrofe e l'altra, eh? Che dici Paolo? Andiamo a parlare d'amore, perché stiamo per volgere verso il museo che ci citava poco fa il nostro Massimo Famio, nel ringraziare niente, vedete le vibrazioni come funzionano. Nel ringraziare Samia io lancio i consigli per gli acquisti. E qui stiamo ancora vibrando, signori miei, grazie alle campane di cristallo della nostra Samia dei colori. Beh, se avete perso quello che avete perso, ahi voi che l'avete perso, ma adesso non perdete quello che stiamo per dirvi, perché nel concludere questa stagione avevamo proprio voglia di parlare d'amore. E chi più di Massimo Famio poteva farlo insieme a noi, perché vi ricordo lui è sì poeta, sì saggista, ma è direttore del Museo della Lettera d'Amore. Caro Famio, io sai da cosa vorrei partire? Da una cosa meravigliosa che di recente abbiamo letto sui giornali, possiamo anche vederlo questo bell'articolo, perché c'è una notizia che racconta di una proposta di matrimonio a sorpresa che è avvenuta proprio dentro il museo. Com'è andata, Massimo? Ma è stata una cosa veramente incredibile, straordinaria, perché noi eravamo lì per celebrare la donazione di un epistolario che una famiglia che si era riunita poi dopo 3 o 4 anni per la prima volta proprio al Museo della Lettera d'Amore,
perché c'erano due figlie che vivevano in Germania, un altro in Italia, con la loro madre, che era la vedova di questo signore con cui poi ha condiviso questo epistolario, insomma, ecco, e ci hanno donato questo epistolario. Con il Covid loro non si sono riusciti più a rincontrare e quindi per la prima volta si sono rincontrati al Museo della Lettera d'Amore. Là. Si sono dati appuntamento là, ci hanno consegnato questo dono, di questo epistolario bellissimo tra queste due persone, e a un certo punto abbiamo visto che c'era una coppia, lei e lui, che si abbracciavano, lui stava in ginocchio e commossi. Noi abbiamo tutti pensato al fatto che forse si erano commossi per il fatto di aver lasciato in donazione a noi le lettere del padre, che quindi andavano lì. Invece no, e invece no, è perché aveva fatto lui una sorpresa a lei e si era dichiarato e aveva fatto la proposta di matrimonio classica, quella in ginocchio, addirittura ha preso l'anello e gliel'ha infilato al dito, e loro si sono talmente commossi e li abbiamo visti piangere, insomma. Infatti poi noi abbiamo fatto anche le riprese, cioè la sorella ha fatto, che sapeva tutto all'insaputa di lei, insomma, che si era messa d'accordo con lui, e ha fatto una ripresa, però siccome era molto intima la scena, era veramente commovente, non l'ha voluta condividere, ha detto no, mi dispiace, la foto ve la diamo ma la ripresa presa, non ve la diamo. E quindi è stato un avvenimento che veramente ci ha colpito tutti. Una delle tante storie d'amore di questo, sì, luoghi di questo magici, museo. Perché poi dentro questo museo, come è accaduto stasera, ci sono delle frequenze che noi non avvertiamo, delle vibrazioni che provengono dalle lettere, da queste lettere di questi innamorati che si sono scritti. E la notte si accumula energia dentro il museo. Tu dici che tornano a vivere tutti gli spiriti innamorati, ma che meraviglia. Allora intanto lasciami dire, per chi non lo sapesse, che questo museo della lettera d'amore, che è unico al mondo, ma insomma viene da sé pensarlo, è ubicato precisamente nel Palazzo Ducale Valignani di Torrevecchia Teatina. A chiedi, tu ne sei il fondatore, Massimo, ma come ti è venuto in mente? Beh, noi è nata da un premio culturale, un premio Lettera d'Amore, ispirato poi proprio da una corrispondenza che io e mia moglie abbiamo avuto in gioventù. Poi quando ci siamo sposati abbiamo creato una casa editrice e abbiamo promosso questo premio che è giunto alla 23ª edizione. Sì. Abbiamo pensato di fare qualcosa di originale, noi abbiamo avuto sempre idee molto originali, abbiamo fatto per esempio anche la Corriera della Poesia, una manifestazione nazionale che ha avuto un successo straordinario, quindi abbiamo portato 40 poeti abruzzesi in giro per tutti i luoghi sacri alla poesia e abbiamo pensato di fare questo premio Lettera d'Amore e abbiamo accumulato tante di quelle lettere. Ci scrivono ancora le lettere. Sì, sì, ma non solo le lettere, ma noi ci eravamo affezionati anche alle buste, quindi non buttavamo né le lettere neanche le buste. Siccome la sede della casa editrice dell'associazione culturale era casa nostra, noi abbiamo accumulato dentro casa tutte queste lettere, queste buste. Alla fine addirittura c'erano buste e lettere sotto il nostro letto, insomma, in tutte le camere. Era il momento di trovare una location migliore. Sì, abbiamo detto qua bisogna fare qualcosa, insomma. Quante lettere d'amore avete ad oggi? Allora, ad oggi abbiamo circa 25.000 lettere, è un patrimonio veramente straordinario. Ci è arrivato ultimamente un pacco enorme, pesantissimo, dalla Germania con 2.000 lettere. In tedesco? In italiano, sempre. Perché sì, perché se no chissà che c'è scritto. Poi arriveranno fra poco 400 lettere da una famiglia nobile di Roma, aristocratica di Roma, e quindi ci hanno detto che sono lettere anche di un valore letterario altissimo. A proposito di valore, avete delle lettere antichissime, la più antica? Adesso, noi la più antica che ci è stata donata risale alla 1830, però noi poi nei mercatini siamo andati a spulciare e abbiamo trovato perfino delle lettere del 1700. Quindi abbiamo lettere antichissime. Ma è vero che avete anche lettere di Frida Kahlo e Pablo Neruda? No, abbiamo lettere di Frida Kahlo, di D'Annunzio, però sono chiaramente copie, perché altrimenti non staremmo qui, io sarei alle away a festeggiare, insomma. Vabbè, ma sai pure la copia ad avercela, insomma. No, scherzi a parte, voi avete le lettere di D'Annunzio, però, quelle originali, giusto? No, sono tutte copie, pure di D'Annunzio. Sì, 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 sì. Però immagino che, insomma, tutte le lettere d'amore di D'Annunzio ci vorrebbe una stanza a parte, no? C'è il Vittoriale che ospita migliaia e migliaia di lettere. Però invece uno degli appellativi della Bibbia è Lettera d'Amore di Dio agli uomini. Hai capito? Molto interessante. Certo, ce l'hai la Bibbia tu nel museo? Ma è la Bibbia. No, loro hanno. È una,
È una lettera d'amore, una lunghissima lettera d'amore. Le lettere a Papa Giovanni Paolo. Ho visto l'amore divino, l'amor divino. Sì. Hanno le lettere alla stanza dell'amor divino perché ci sono due sale dedicate a San Carol. Noi abbiamo testimonianze di affetto, di amore nei confronti. Sono tutte lettere che sono state scritte per lui e voi le avete. Le abbiamo radunate perché ci sono state donate dall'Associazione Nazionale Papa Boys che le conservava. Che abbiamo incontrato a uno mattina alla RAI e ci hanno donato queste lettere dopo avercele promesse. Noi abbiamo subito strappato questa promessa, insomma, in maniera che sono venute da noi a Torre Vecchia Teatina, sono venute la televisione del Libano, perché il Libano ha una componente cattolica molto forte, la televisione tedesca perché c'era Papa Benedetto XVI Josef Ratzinger, la televisione polacca e la televisione TV 2000. Il giorno appresso mi telefona un'amica da Atene e mi dice: Massimo, ti ho visto al telegiornale. Cioè, noi abbiamo fatto il giro del mondo con questa notizia. Che meraviglia. Ma poi ogni anno vengono da noi tutte le televisioni, sono venute pure i vostri concorrenti, Sky, la Rai, più volte, insomma, perché ogni anno il giorno di San Valentino, addirittura quest'anno, il giorno di San Valentino ci ha chiamato Rai 1, il TG1 delle 20. Ha detto: mandateci una ripresa con un cellulare che noi ve la diamo al telegiornale. E noi siamo esplosi, insomma, cioè abbiamo toccato mamma veramente mia, il ci cielo sono con più limiti dito. Per questo museo. Senti, ma chi ci sta seguendo volesse condividere le proprie lettere d'amore o scriverne di nuove con voi, che deve fare? C'è il premio, il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, viene promosso, ma poi se ci sono epistolari, per favore donateceli, perché quando poi arrivano, noi c'è spazio, magari nelle vostre case non c'è spazio, magari qualcuno pensa di buttarle, non buttatele perché sono testimonianze invece veramente importanti, d'amore, perché d'amore. Noi conserviamo, ci onoriamo di conservare il sentimento più bello che l'uomo conosca, che quello bello. Dell'amore. Ma poi, la cosa bellissima è dare parola all'amore, ma certo. Perché di solito il rischio è di trattenere l'amore, di chiudersi. Ma fatela la fatica di trovare le parole bellezza, giuste questa anche, energia. No? Certo. Stupendo, dare parola all'amore. Sì. Anche Rete 8 è stata premiata nel premio Lettere d'Amore. Hai scritto tu le lettere d'amore? Io non ho scritto alcuna lettera, però è stato un premio veramente, questo lo dico col cuore, veramente molto molto apprezzato, perché la motivazione era particolare per l'amore che noi abbiamo nei confronti dei nostri telespettatori, della nostra terra e della comunità abruzzese, quindi amore anche nel senso di fare una professione che e comporta un radicamento e anche un legame sentimentale con Massimo. Tu sei anche poeta e saggista, io vedo che avevi portato teco dei libri, ma non c'è tempo, c'è il peso della cultura, perché ogni anno io quest'anno ho fatto 5 libri addirittura. Senti, ma mi torni per parlare dei libri d'anno nuovo? Con piacere. Non voglio trattare l'argomento con superficialità, mi piacerà sfogliarli questi solo libri questo insieme il 21 dicembre questo libro bellissimo, che è un libro d'arte, un libro oggetto con opere di Lea Contestabile, che è una pittrice dell'Aquila, che ha fatto questo libro oggetto in cui c'è un mio testo poetico e c'è un'opera, e quest'opera è proprio un'opera reale, vera, fatta appositamente per questo catalogo d'arte. Che bello, che bello. Don Cristiano, puoi sfogliarlo mentre io faccio il giro di saluti e di auguri. Questa volta parto ad Alfredo, così non ti scordo. Alfredo, mi domando che brutte figure che vado seminando. Come passerai il Natale? Ci stiamo per dare gli auguri. Io me ne vado a Lugano perché sono reclamato. Immagino, ma te ne vai a Lugano. Perché da quando ti conosco sono sempre in Abruzzo, i miei amici di Lugano mi dicono: ma quando vieni? Ho detto: l'unico periodo è il Natale, quindi sono solo a Lugano. Va bene, ti lasciamo andare, ma poi torna, perché noi il 9 gennaio siamo qui e ti vogliamo in prima linea, ovviamente. Samia, come trascorrerai il Natale? Io per la prima volta in Abruzzo, sai che io viaggio tantissimo, quest'anno ho fatto 137 viaggi e ne ho quasi 120 per il prossimo anno, tutti all'estero, perché la cultura è vero che in Italia sta scendendo, ma grazie a Dio nel resto del mondo ci vogliono e quindi mi riposo un po' in Abruzzo. Ci vuole anche quello, direttore. A tavola. A tavola, così. Abruzzo proprio, A tavola. Chi sta mai di te, come si dice? A tavola, che bella cosa. Don Cristiano, a te che te lo chiedo a fa? Io ti dico che i luoghi per me sono persone, quindi starò con le persone intime che amo di più. Parenti e amici. Fortunati. Massimo. Sì, sempre con le persone che amo e chiaramente. Posso fare un augurio veramente di fine d'anno? Stendhal faceva chiedere a un suo personaggio: fin quando si resta giovani?
E la risposta che dà l'altro personaggio è: fin quando qualcuno vi ama, io vi auguro di restare tutti giovani. Che meraviglia, grazie. Per sarei tentata giovane. Di mandare la sigla, ma ho Gianfranco qui a chiedere come trascorrerà il Natale. Ma io lo trascorrerò con i miei nipotini, che sono la vera forma vera dell'amore. Che meraviglia, che vi sia, come dire, tutto questo d'augurio, vi suoni nelle orecchie d'augurio per queste feste. Io vado a ringraziare, a salutare non solo i miei ospiti meravigliosi con i quali sono felice di aver chiuso questa annata, ma saluto in primis Valeria Di Berardino, la nostra aiuto produzione, Danilo Cinquino alla regia, Alberto Capo, Francesco Berardinelli alle telecamere, Andrea Di Fabio che tutto coordina, grazie a Cristina Donatelli, ad Albano Paolinelli e poi grazie, un abbraccio sincero a Maria Gemma Colasante, ovviamente il più grande abbraccio che ve lo dico a fare va a tutti voi che state rendendo speciale i nostri martedì sera. Noi torneremo, ci potete contare perché ne abbiamo veramente tanta voglia, torneremo martedì 9 gennaio e nel mentre io vi auguro di passare un sereno Natale e uno sfavillante Capodanno. Tanti auguri, ciao.